Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torno all'appuntamento con Mondo Calcistico. Spesso lo porto, lo riporto, ma è un appuntamento che per molti di voi è gradito, quindi sono felice di portarlo. Ringrazio nuovamente la pagina Mondo Calcistico per queste analisi. Oggi parliamo di Juventus Sassuolo, ma il focus oggi lo mettiamo su Sami Khedira. Dopo la sigla. Qualche premessa prima di iniziare nei casi specifici. Khedira cosa rappresenta per Massimiliano Allegri? Rappresenta qualcosa di fondamentale, un punto fondamentale. Khedira è quel giocatore che è brutto a vedersi, ma che in realtà è molto utile, soprattutto in tutte le fasi di gioco, possesso e non possesso, per la sua intelligenza tattica superiore alla media. Khedira è questo, talvolta molti non riescono a coglierlo pienamente, definendolo come inutile, come lento e così via, quando in realtà fa un lavoro che in silenzio apporta molti benefici alla squadra. Ieri abbiamo visto un Khedira un po' diverso, anche se in realtà sono situazioni che si ripetono, spesso ne ho parlato con Matuidi, che poi Matuidi viene interpretato non tanto come una mezzala ma come un esterno, no? In fase di impostazione Khedira ha fatto un ruolo particolare, lo definiamo terzino, ovviamente non è terzino, ma per dire che si è molto spostato sulla destra, interagendo con chi? Con Bernardeschi, che stava in una posizione di mezzala, quindi tra le linee un po' spostato verso il centro, e Rescilio molto più alto. Questo perché? Questo perché spesso Pjanic, che è un po' il fulcro del gioco, è spesso stato marcato e pressato un po', insomma, hanno rotto i pali, insomma, ecco, dai giocatori del Sassuolo. Pertanto, in questo modo qua, allargando la manovra verso Khedira, Rescilio e così via, la Juventus ha trovato molto più respiro, molto più aria, che ha portato alle situazioni di gioco che ha portato tra l'altro a 7 gol, o perlomeno 5-6, appunto con azioni e non con calci d'angolo. Oggi quindi vedremo tutto ciò che concerne Khedira e anche ovviamente i gol. Ecco la prima situazione, la situazione in svolgimento. Quello che vi dicevo prima, Khedira fa un segno a De Sciglio, se vedete bene, che dice di andare avanti, di allargarsi e andare avanti, perché Khedira prenderà il posto che ha attualmente con De Sciglio, quindi diventerà Khedira un terzino, in modo che Rugani possa servirlo, appunto perché Pjanic, come vedete, ha due giocatori, ben due giocatori che gli danno l'occhio. Quindi chiaramente è una posizione Pjanic molto pericolosa e Rugani dovrà allargare su Khedira, che diventerà una specie di terzino, mettiamoci le virgolette. Ecco quello che dicevo un minuto fa, Khedira che si sposta sulla destra con De Sciglio molto più alto, con Bernardeschi tra le linee. Questa è una situazione di impostazione standard, la vedremo spesso nella partita. Questa è una situazione di svolgimento, qui Khedira dovrebbe poi passarla a De Sciglio per interloquire con Bernardeschi. Questa è veramente una situazione abbastanza presente nella partita di ieri, che spesso abbiamo visto anche in modo un po' diverso con Matuidi, che si spostava un po' sulla sinistra, con Alexandro magari più alto, Lassama più alto, il terzino che c'era in partita, per dare spazio magari a un giocatore come Mandzukic, che spesso si arretrava spesso. Ecco, diciamo che è una situazione molto, molto base. Ovviamente in base anche agli interpreti cambia un po' tutto, Khedira, De Sciglio e Bernardeschi non sono Matuidi e compagnia bella. La tattica qual è? Khedira la passa a De Sciglio, De Sciglio interloquirà con chi? Con Bernardeschi, e Khedira farà quello che fanno i terzini, sovrapposizione, quindi girerà intorno a De Sciglio e troverà la profondità per poi cercare il passaggio di Bernardeschi. In questo caso preciso mi pare che non avvenga tutto ciò, ma l'idea di base è quella. Ecco, è l'evoluzione di quello che dicevo prima, qua poi Bernardeschi credo che perda palla, perché forse quello del Sassuolo, il giocatore del Sassuolo la intercetta, in ogni caso la linea che è stata segnata, bianca, è quello che dovrebbe essere il movimento di Khedira, che dovrebbe sfruttare, ecco, diciamo così, la profondità. Eccoci qua col calcio d'angolo, qui c'è un calcio d'angolo con Pjanic, mi pare che sia colui che lo batte. Bravissimo Alexandro che la devia di quel poco di testa che poi arriverà sui piedi di Khedira. La cosa che va bene a Khedira è smarcarsi. Khedira è bravo anche in questo, smarcarsi. È un giocatore che è lento, sì, forse più lento di altri, un giocatore anche grosso, insomma, che si vede, non è che è facile perdersi Khedira. Tuttavia la sua intelligenza tattica è superiore a quella che può essere l'efficienza, no? Fisica, no? Quindi anche il modo di muoversi, la velocità, l'agilità. Khedira è tutto questo, è tutto cervello, diciamo così. E Khedira fa una cosa buonissima, smarcandosi, ma soprattutto non si porta nessuno dietro nell'area piccola. Se guardate bene, nell'area piccola non c'è nessuno. C'è solo, credo che sia Babacar ad occhio, c'è solo un giocatore del Sassuolo oltre al portiere, tutti gli altri sono fuori, sia noi che gli altri. Khedira però infatti farà questa cosa qua. Sfrutterà questa assenza di densità per quanto riguarda l'area piccola per andare dentro e poi far gol. Ecco qua la situazione che dicevo io, qui c'è appena appena Sandro che nel salto plana, diciamo così, nell'area piccola, ma qui Khedira è l'unico insieme a Babacar e al portiere
in area piccola. No densità, che dirà, gol. Questa è la situazione iniziale che poi porterà al gol di Khedira, al secondo gol di Khedira. Quindi troviamo cose, troviamo l'intelligenza tattica di Khedira, che poi andrà in profondità, lo vedremo nel frame successivo. In questa situazione un po' intricata abbiamo un Higuain marcato da Acerbi, un Bernardeschi marcato da Peluso e Khedira vedremo dopo. Qui c'è da dire che la Juventus perde palla, chiaramente, però poi arriverà Pjanic, ma Khedira non si lascia, insomma, infastidire da questa perdita di palla, insomma, e continua la sua corsa in profondità, tagliando appunto nello spazio che vedete. Qui l'errore dov'è? Beh, c'è il Bernardeschi che è Peluso che segue Bernardeschi, e ovviamente Lemus, che ha giocato veramente male ieri, forse disastroso, se dirla tutta, non stringe molto, non stringendo, praticamente Khedira, vedete quanto spazio c'è tra i due, saranno 10-15 metri ad occhio, e quindi Khedira tranquillamente può correre senza problemi. Pjanic troverà appunto la traiettoria. Ecco qua, Khedira, il giocatore lento, eccolo là. 5 metri avanti ai due giocatori che si sono persi Khedira per stare ai giocatori precedenti, Lemos che non ha stretto, infatti è quello un po' più indietro, e appunto Peluso che si libera da Bernardeschi per seguire Khedira. Questo è tutto quello che riassume un po' quello che ha fatto Khedira e quella che è la sua intelligenza tattica, è veramente superiore, nonostante i limiti magari non dico fisici ma quelli di agilità, velocità, no, perché chiaramente è un giocatore pesante e alto, ma che veramente vengono compensati ampiamente, se non di più, da quelli che sono altri doti. Bene ragazzi, il video finisce qui, un altro video con il mondo calcistico che mi è molto interessato perché Khedira è un giocatore che a me piace tantissimo, perché riesco veramente a guardare oltre quello che è poi la sua prestanza fisica, la sua agilità, diciamo così, e pertanto queste cose qua mi piacciono molto, i movimenti che fa sono bellissimi, se riusciamo tutti a dare un occhio più analitico durante le partite, senza guardare solo, insomma, così lo spettacolo, ma guardando un po' le azioni di gioco, veramente Khedira fa tanta roba. E soprattutto quello che fa Khedira, ma quello che fa Khedira lo fanno anche gli altri in modo diverso, ognuno nel suo ruolo, sono una dimostrazione del fatto che Allegri ha gioco. Spesso ad Allegri si dice che non ha gioco, in realtà ce l'ha, ma non vogliamo vederlo perché siamo tutti un po', diciamo così, avevamo il prosciutto sugli occhi perché ci dicono che il gioco ce l'ha solo Sarri. Non è così ragazzi, Allegri ha degli schemi e quello che fa Khedira è frutto di uno schema, ovviamente tutto è messo insieme a quello che è l'intelligenza tattica di Khedira, lo fa Khedira perché può farlo, chiaramente altri giocatori non sanno farlo, e Allegri si fida molto su Khedira perché gli fa girare il gioco così come vuole lui. Detto questo ragazzi, vi finisce qui e ringrazio ancora Mondo Calcistico, aspetto i vostri commenti e così via, mettete un like, ci vediamo al prossimo video che sarà quel che sarà, come sempre forza Juve, e alla prossima, ciao! Paura, paura, paura.